Avanti, avanti! Ragazzi, ci siamo! Oh, eccomi qua! Ben arrivati, aspettavamo! Grazie! Il Dio sia lodato! Finalmente abbiamo un moco! Sì, uno che rinnovi l'inchiesta del grande Pepe, dell'indimenticabile Pepe, che non rivedremo più, mai più! Su, 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 su bella, su con la vita! A quest'ora Pepe lassù starà meglio di noi! E poi cosa vuoi farci quando uno è vecchio? Pepe non era affatto vecchio. È stato un colpo. È stato colpito al cuore. Colpo al cuore? Oh, poverino, quanto mi dispiace. E pensare che era così buono, eh? Come? Buono? Sì, era tanto buono, insomma. Pepe non era affatto buono. Era crudele. Era malvagio. Un bruto. Un magnifico bruto. Beh, vabbè, tutti abbiamo i nostri difetti, ma non bisogna esagerare. Sarà stato un cattivello. Ho detto bruto. Beh, un brutarello. Ho detto brutto e qui tutti lo possono testimoniare. Certamente, sì. Era un vero mascalzone. Era un uomo senza scrupoli. Un crudelone. Un prepotente. Va bene, va bene, va bene. Sarà stato un bruto. Tutti gli artisti sono un po' strani. Del resto, non è mica una cosa facile dirigere una banda. Se razza di banda la vostra. Io credevo di aver ereditato una banda di suonatori. Viceversa, questa è una banda di ladri. Ladri? Assassini, mi direte. E beh, non sei contento? Contento un corno. Non voglio mica finire sulla sedia a gas, io. La sedia a gas? Eh già, l'elettricità scarseggia. Ma chi? Giù le mani, chiamo gente. Non avrei mica paura per caso, no? Paura? Io FIFA, terrore, spavento, spaghetti. Ma come tu? Il sì. Nostro caso. Sì. Un mocò. Ma smettiamolo di rovinarmi il cognome. Io mi chiamo Lumagoni. Avete sentito? È un migliacco. Sì. È una carogna. Sì. Buffone. Sì. C'hai un cane. No. Sì. No. Sì. No. Sì. 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 Un pacifico e modesto cittadino, per un maligno gioco del caso, diventa il protagonista della più incredibile e clamorosa avventura. Chi è che si sposa? Totò Esposito. E con chi? Con Carmela Capuzzi, la sorella di Pecorino. Possibile, ma è un matrimonio di interesse. Ma? No, no, mamma. Un matrimonio d'amore. Ma che amore? Ma allora che matrimonio è? Un matrimonio di paura. Di paura? Totò una notte entrò in una stanza credendo che fosse quella di Domenica la serva. E invece era la stanza di Carmela, la padrona. Sul più bello arriva Pecorino, il fratello di Carmela. Vi potete immaginare quello che successe? Se non la sposavo lo avrebbe ammazzato. E quei due con i fucili, chi sono? Quelli sono la guardia del corpo dello sposo. Ah, per impedire che lo assalti. No, per impedire che se la squagli. Ebbene, fate finta di immaginarlo. Dal primo momento che io ho malvisto la signorina Matilde, me ne sono subito innamorato. Ma scrivanzata cosa? Vi permettete in una casa così onorata? Di aver fatta mia sorella un simile affronto. Ma scrivanzata come sei? Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Mi dispiace tanto, signor Cicognetti, vi avevo fatto aspettare oltre 3 minuti, scusi. No, non ho aspettato affatto, sono appena arrivato. Ah, sì? E allora devo farmi notare con il mio sommo ringraziamento che lei è giunto con ben 2 minuti e mezzo di ritardo. Sì, lo so, ma il nuovo pretore è appena arrivato e allora... Non mi creda un pignuolo, signor Cicognetti. Io sono soltanto un uomo d'ordine. E reputo che nella vita di una persona... Presto, il signore ha chiamato. Vado, vado. Ecco, questa lettera la porti a papà. Ma hai dimenticato le pillole. Presto, per l'amor del cielo. Di chi è questa? Di Giacometto. Oddio mio, chissà che cosa succederà. Non succederà niente, mamma, stai tranquilla. Ecco, questo è il telegramma dell'imprenditore Borelli Cottafava. Mm-hmm. Come al solito chiede di iniziare i lavori per il carcere. Arriva oggi. Non lo riceverò. Posso osare? Osi, osi. Ecco, credo che sarebbe meglio che lei desse il via ai lavori. Il paese mormora, ci sono troppi disoccupati. Lei crede? Guardi, questo è il provvedimento. L'assegno è già firmato, lei può mandare tutto a suo fratello e siamo a posto. No. Deciderà da me a suo tempo e luogo. Lei lo sa, signore Cicognetti, che io non mi lascio influenzare. Sono un uomo tutto d'un pezzo. Cascasse il mondo, io faccio così e tiro dritto per la mia strada. Si vede, ma... Cosa fa? Cosa fa? La cravatta. Non vede la cravatta. Si controlli. Molto contento di lei, sa? Senta un po', giovanotto. L'ho mai pregata di rimanere a cena con noi? No, signor sindaco. Ebbene, questa sera io la prego di restare a cena con noi.
Ho piacere che le conosco più da vicino mia figlia. Grazie. È un invito ufficiale che le faccio. Allora finalmente lei ha compreso i miei sentimenti. Sì, ho compreso i suoi sentimenti e corro ai ripari. Ai ripari. Allora, la cravatta, la cravatta. Dunque, lei va al municipio, io vado a pesca. In bocca allo storione. Bravo, bravo. Si dice in bocca allo storione. E a pensare che ci sono ancora dei pazzi che augurano buona pesca. Portaiello, non si pesca più niente. A proposito, le voglio far vedere una cosa. Sa, io non sono pignuolo, ma ci tengo all'esattezza. Ho tutto scritto. Ecco qui. Oggi 15 giugno. Dunque, l'altro anno non ho pescato niente. No, però, 2 anni fa non ho pescato niente lo stesso. 3 anni fa nemmeno. No, 4 anni fa invece ho pescato 3,9 kg di pesce e uno di essi, giovanotto, raggiungeva quasi i 3 etti, dico 3 etti. Arrivederci stasera, eh? Benissimo. Arrivederci. Una gassosa al lampone per la signora. Margherita? Io niente. No, prendete qualcosa, come niente, prendete qualcosa. Una cioccolata. Ecco, bravo, se vi la raccomandata, la signorina. Peppino. Vieni qua. Peppino. Portami mezzo litro. Mezzo litro. No, aspetta un momento, scusa, Peppino. Sì, ma questo è un caffè, che c'entra in mezzo litro? Beh. Portami mezzo litro e un caffè. Sì, sì. Io il caffè lo metto nel mezzo litro, faccio il caffè corretto, lo bevo così. Felice. Parigi, i soliti guai. New York, i soliti guai. Milano, i soliti guai. Roma, oltre i soliti guai, oggi alle ore 15, stanco della vita civile, Antonio Marchi, campione mondiale dei disoccupati, si è tolto miseramente la vita. Si ignorano i particolari. Hai sentito, di Belfagor? Comandi, capo. Guarda un po' nel registro la posizione di quest'Antonio Marchi. Marchi, Antonio Marchi nacque la prima volta a Roma nell'Eo Antico. Ah. E fu chiamato Marcantonio. Fu valoroso guerriero, ebbe per amante Cleopatra, morì celibe e della sua anima non se ne seppe più nulla. Nel 1905 si reincarnò nel corpo di Antonio Marchi e ora come suicida aspetta a noi. E quello che dico anch'io non dovrebbe tardare. Si è suicidato alle 3. Quante ore ci vogliono dalla terra a qua? Ah, in linea d'aria 7-8 ore al massimo. Porco diavolo, non vorrei che gli fosse successa qualche disgrazia. Mantala! Chi è quel vecchio fusto? È il commendator Paoloni, no? Paoloni veste tutta Roma. Lo short che hai è suo. Prego, me lo sono pagato da me. Viene dalla sua fabbrica, guarda qui. Paoloni's Betting. Sembra un ometto in gamba, eh? E lo è. Può? Ma va, è un pallone gonfiato. Gli affari gli vanno male, sta lì per andare a gambe all'aria. È vero che si presenterà alle elezioni? Ma chi lo vuole? Ciao, come va? Come stai? Ah, magnificamente. Ho coperto il percorso in 1:52. Ciao. Buongiorno. 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 Chissà come sarà stanco. Ma che stanco, mi sentirei di ripetere il percorso un'altra volta. Generazione di ferro. Poi dico, c'è poco da... Cos'è questo tono, ragazzino? Su, avanti, ti sfido. Facciamo chi arriva prima dall'altra parte. Ci sto. Però con le mani legate dietro la schiena, sì. Lei è capace di tanto? Oh, signorina, cosa vuole? Oh, per me è uno scherzo. Io e il fiume ci vogliamo bene. Quando mi tuffo nel Tevere è come se mi buttassi fra le braccia di un vecchio amico. E quando c'è qualcuno da salvare, lui, docile, mi restituisce la preda. A quando il 20° salvataggio, commendatore? Il 25°. Aggiornati, caro. Dico. E anche questa è finita. E adesso? Santo cielo. E adesso vado a casa a farmi una bella dormita. Come una bella dormita? Meno male che mi sono liberato di questa scocciatura. Dottore, sì, va bene, capisco, è stata una delinquente, una peripatetica refrattaria, ma in fondo un po' di rispetto, è un cadavere morto. Quale cadavere? Come quale cadavere? Questo cos'è? Ma che cadavere? Ormai quella lì è fuori pericolo. Le abbiamo fatto la lavanda gastrica? La lavanda gastrica? Sì. E allora non c'è nessun pericolo? No. E se poi salta fuori un caso di prognosi riservata?
Cari dottori, i veleni sono veleni. State tranquilla, una cosa da nulla. Come una cosa da nulla? Se quest'amore ne va di mezzo io, lo sa? Lo so, ma non deve avere timore, il caso non è grave. La ragazza è fuori pericolo, ve lo dico io, no? Ma come lo dice lei? Sì. E il babbo che dice? Eh? Il babbo cosa dice? Chi babbo? Suo babbo, il primario, il medico, quello buono, quello che guarisce i clienti, quello che c'ha la gente. Vuole che dica, che ne so io? Ma come che ne so? Ma come un caso peripatetico, che ne so io? Ma dottore, dico, chiamiamo il babbo. Ma lei scherza, vuole che mio padre venga qui per una sciocchezza simile? Una sciocchezza? Un caso così grave, comprognisi, se il padre me lo chiama sciocchezza, ma mi chiama il babbo, faccia il piacere. Senta, guardi, per me quella ragazza domani mattina può anche andarsene, va bene? Sì, per me no, mi chiama il babbo, magari ci faccio una corsa io, sentiamo il risposto del babbo. Babbo! Scommette che a furia di riempire queste damigiane diventeremo pazzi anche noi. Ma perché chi riempie le damigiane è pazzo? Lo vedi che comincia a simpatizzarsi? C'è quel giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Lei è giornalista? Un momento. Lei è proprio giornalista autentica? Sì. Quelli che scrivono sul giornale con punti, virgoli, trattolini? Ma certo, sono un giornalista vero, perché? Un momento. Perché dovrebbe prendere a cuore la nostra causa, proprio? Quale causa? Non è mica un avvocato il signore. Il signore è giornalista, non dia retta, sa. Lascia allora. Senta, signore, lei dovrebbe farci una cortesia. Lei dovrebbe scrivere sul giornale, è vero, un articolo, di modo che le autorità si interessino al caso nostro. Perché noi non siamo pazzi, noi vogliamo uscire. Sì. Noi stiamo qui perché le nostre famiglie ci hanno fatto prendere per pazzi. Certo. Ha capito? Va bene, va bene. Lo scriva un bell'articolo, sì, non sì, se ne dimentichi. Sia tranquillo, bello, bello chiaro. Benissimo. Come si chiama lei? Ah, di persona? Sì. Antonio Vignanelli. Antonio Ragioniere. Vignanelli è ragioniere, sì. E lei? Peppino Caprioli. Peppino Caprioli, cavaliere. Anzi. Sì. Oh, io sono parastatale. Sì, non si dimentichi, parastatale. Io sono. No, parastatale. Libero. Sì. Parastatale. Oh, no, lo scrive. Certo. Ti vede benissimo che voi non siete pazzi. Ma che pazzi! È chiaro. State tranquilli. Grazie tante. Buongiorno. Lo scrive, Sì, sì. Questo se ne dimentichi. Hai detto? Se ne dimentica? No, vedrai che non se ne dimentica. Giornalista! Sì? Che volete? Non se ne dimentichi, Sì, sì. Certo, si accomodi, signore. Un momento, guardi. Lei può garantirmi che il locale è proprio sicuro? Perché vede, la signora che è con me ha un marito geloso, gelosissimo. Tutte le signore spagnole hanno un marito gelosissimo, così noi ci siamo attrezzati. Naturalmente è questione di prezzo. Sono disposto a pagare qualsiasi cifra, chiaro? Benissimo, allora venga. Per lei abbiamo un separé a prova di marito. Approvato, fenifraga! Ma è una fissazione la sua! Ma io credevo che mia moglie... Cosa vuole ancora? Qui sua moglie non c'è, come glielo devo dire? Non c'è, non oddio, c'è! Io non ci capisco più niente, come mi pesa la testa. Per forza, come? No? È ovvio. Un momento. Ma io a lei un minuto fa l'ho visto nell'altro separè. Ah, forse lei avrà visto mio fratello gemello. Mi ha sorpresi fino a te. Ah, ma no, signora, non è suo marito. È svenuta. Ma qui sei io. Rompiscatole, intruso e ficcanaso, ho capito? Ma vada, se ne vada. Me ne vado. Vada via. Scusi, venga di qua. Ma guarda. Via. Da 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 da